Grazie Presidente. Ma francamente siamo un po' perplessi rispetto alla risposta che è stata data dall'assessore, perché ha soltanto fatto una proposta di portare in commissione sanità un'audizione di quei soggetti interessati. Ma va bene, assessore, però questa non è una risposta ai nostri interrogativi. Tra l'altro, la mia non era un'interrogazione, ma un'interpellanza, quindi dove si chiede di conoscere le motivazioni politiche della Giunta e lei non ci ha risposto alcunché. In merito a quello che le abbiamo chiesto, non ci ha risposto sul perché reputa che per migliorare i servizi dei consultori sia necessario arrivare allo smembramento. Su questo lei non ha dato nessuna risposta. E le commissioni e le audizioni con i soggetti interessati, come diceva giustamente il collega, non solamente con funzionari e dirigenti che hanno seguito questo iter, queste audizioni lei doveva farle prima, durante la stesura del piano sociosanitario, che adesso lei ci dice che noi non abbiamo fatto opposizione durante l'iter, ma come ha ricordato l'altro collega, giustamente, noi gliel'abbiamo bocciata in toto questa sua riforma sanitaria, perché fa acqua da tutte le parti. E allora qui veniamo al secondo punto della nostra interpellanza che lei ha provvidamente ignorato completamente. Le abbiamo chiesto perché questa giunta e gli assessori competenti continuino a promuovere gli interessi dei privati in sanità a scapito dell'amministrazione pubblica che rappresentano. E questa prosecuzione di quello che sta succedendo con i consultori è in perfetta continuità, purtroppo. Allora, assessore, lei dovrebbe mettere nella sua agenda il concetto di darci delle risposte in aula quando le facciamo delle interrogazioni e quando portiamo delle interpellanze sulle motivazioni politiche che spingono questa giunta. Anche poi sul discorso della neuropsichiatria e sul vantaggio che andare a fare trattamenti di questo genere presso i consultori rispetto alla soluzione da lei auspicata sia invece molto più a misura d'uomo o, come prima diceva anche il collega, non ha saputo dare nessuna risposta di quelli che sarebbero poi i servizi a pagamento con il ticket. Lei, assessore, non ci ha risposto in nulla e su nulla. Quindi aspettiamo sicuramente di fare questi incontri nella Commissione Sanità, che il Presidente della Commissione Sanità sicuramente convocherà, per poter approfondire. Però noi le chiediamo di sospendere adesso questo iter, perché è evidente che l'assessore stesso è assolutamente confuso rispetto a quelle che sono le linee guida da seguire ed è assolutamente pacifico che ci sia ancora da fare grande approfondimento e soprattutto da ascoltare la cittadinanza che è completamente contraria a queste proposte.